Stai facendo un'escursione a Point Reyes National Seashore e ti imbatti in un leone di montagna. Stai calmo, devi fargli capire che non sei spaventato. Grida e agita le braccia. Se non funziona, inizia a lanciare delle pietre, dei rami o qualsiasi altra cosa che riesci a trovare. Mira al suolo davanti al leone. Non lanciargli mai nulla direttamente, altrimenti diventerà solo più furioso. Se il leone di montagna si avvicina, proteggi le parti più vulnerabili. Mirerà il collo e proverà ad afferrarti le braccia. Inclina la testa in avanti per proteggerti e non fare movimenti ampi con le braccia. Quando il leone di montagna si renderà conto che non sei un avversario facile, probabilmente se ne andrà via. Sei a Yellowstone. Hai appena visto un grizzly che sta bevendo dell'acqua da un ruscello. Per tenere una distanza di sicurezza, devi stare a 60 metri. Il grizzly ti ha individuato. Si alza sulle zampe posteriori e guarda verso di te. È alto quanto un giocatore di basket medio e pesa quasi 360 kg. Non hai alcuna possibilità di sopraffarlo. Devi bloccarti del tutto. I grizzly hanno una vista scarsa, quindi potrebbe non vederti. Ma poi vedi che viene verso di te. Non voltargli le spalle e non provare a scappare. Ti inseguirà. Devi sembrare più grande di quello che sei, quindi agita le braccia e allarga leggermente le gambe. Parla e urla all'orso. Capirà che non sei un innocuo cervo. Prova a emettere un suono metallico e, se hai del cibo, non lanciarlo verso l'orso. Mettilo a terra e continua a indietreggiare guardando sempre verso l'orso. Se inizia a correre verso di te, la tua unica possibilità è cadere a terra e congelarti. Gli orsi non sono necrofagi, quindi se pensa che sei morto, ti annuserà, alzerà i tacchi e se ne andrà. Ora andiamo a fare un'immersione sulla costa della Florida. Qui devi proteggerti dal grande squalo bianco. Non indossare mai dei gioielli luccicanti mentre nuoti. Attireranno gli squali e non nuotare mai di notte perché escono alla ricerca di cibo. Anche gli spruzzi nell'acqua possono attirare questo predatore marino. Ma se lo squalo è nelle vicinanze, la regola qui è una. Fai tutto ciò che è in tuo potere per sconfiggerlo. Cerca di mantenere la calma e nuota fino alla riva. Se lo squalo ti sceglie come suo pasto, c'è solo una cosa che può spaventarlo. Prova a dargli un pugno sul naso, sugli occhi o sulle branchie. Adesso sei in Africa. Qui, tra l'erba alta della savana, vedi un leone. Ma ancora peggio, è lui a vedere te. La prima cosa che devi fare è mantenere il contatto visivo. Non voltargli le spalle e non correre. Questo predatore di 2,5 metri, che pesa come 3 adulti, sta correndo verso di te alla velocità di un'auto che corre su un'autostrada. Ma poi si ferma bruscamente e continua a fissarti. I leoni fanno delle finte per spaventare i loro avversari. A questo punto devi apparire molto più grande di quello che sei. Allarga le braccia e fa rumori forti. Occhio che il leone potrebbe fare un'altra finta. Ma se rimani fermo, il leone si renderà conto che sei un forte avversario e andrà via. La leonessa però è molto più pericolosa del maschio. Se sta proteggendo i piccoli, non si fermerà davanti a nulla e non avrai alcuna possibilità. La tua jeep ti porta alla tua prossima tappa. Vedi degli elefanti che stanno bevendo. Queste creature possono arrivare fino a 3 metri di altezza e possono pesare come 2 SUV. E con le loro potenti zanne possono persino ribaltare un'auto. E ora uno di loro ti ha visto e sta agitando le sue grandi orecchie. Sta bleffando. Con le sue grandi orecchie, l'elefante vuole apparire più grande e spaventarti. Anche lui è spaventato e non ti caricherà. Devi far capire all'elefante che non lo stai minacciando. Non urlare e non agitare le braccia. Fai dei passi indietro molto lenti finché non esci dallo spazio personale dell'elefante. Se viene verso di te con le orecchie premute contro la testa, non sta bleffando. Arrampicarsi su un albero non è una buona opzione, potrebbe speronare l'albero e cadresti. Potrebbe persino inclinare l'albero con il suo tronco. Devi correre a zigzag. L'elefante è pesante ed è difficile per lui cambiare rapidamente direzione. Quindi, gradualmente, riuscirai ad allontanarti. Ma ricorda che un elefante può correre fino a 40 km orari, quindi non potresti seminarlo correndo. Ora andiamo sul fiume Nilo. Qui c'è il maggior numero di coccodrilli al mondo. Se sei in campeggio, tieni una distanza di almeno 50 metri dalla riva. In questo modo il coccodrillo non ti farà visita durante la notte. Non distogliere mai gli occhi dal coccodrillo. Può approfittarne e coglierti di sorpresa. Possono correre fino a 16 km all'ora, ma nell'acqua possono sfrecciare a 13 metri al secondo. Quindi l'unica possibilità di sopravvivere è stare fuori dall'acqua. In caso contrario, i punti deboli del coccodrillo sono gli occhi, la punta del naso e la membrana nella gola, che impedisce all'acqua di entrare nella gola del coccodrillo.
Quando cerchi di fuggire da un coccodrillo, fai attenzione a non urtare un ippopotamo. È uno degli animali più pericolosi al mondo. Possono essere grandi quanto una berlina e pesare quanto un grande elefante. Inoltre, possono correre veloci come un cavallo. Quindi scappare non sarebbe la soluzione migliore. L'importante è non spaventarlo. Se sei abbastanza lontano, attira la sua attenzione facendo rumore. Di solito si allontanano e nello stesso momento comincia a indietreggiare. Ma se vedi che l'ippopotamo sbadiglia, è un segno che stai violando la sua zona di comfort. Possono aprire la bocca a 180 gradi e il loro morso è forte come quello di un coccodrillo. Non avresti alcuna chance. L'opzione migliore sarebbe arrampicarsi su un albero o su qualche tipo di pendenza. Gli ippopotami hanno difficoltà a scalare ripidi pendii. E se riuscissi a scappare, saresti una delle poche persone sopravvissute a un incontro con un ippopotamo. Nella savana vivono anche i bufali. Possono essere alti come un adulto e pesare un'intera tonnellata. E a differenza dei leoni e degli elefanti, non fanno delle finte. Se vedi questa creatura correre verso di te, non è una buona cosa. Le loro potenti corna e il loro cranio possono piegare delle lastre di metallo. Possono trasformare un'auto in un mucchio di rottami. E non saresti in grado di correre più velocemente di un bufalo. Quindi la tua unica opzione sarebbe trovare l'albero più vicino e raggiungerlo prima ancora che il bufalo inizi a caricarti. Se dovessi incontrare un serpente, dovresti congelarti sul posto. Esistono infinite specie di serpenti e non saresti in grado di capire se è velenoso o no. Quindi dovresti assolutamente evitare di essere morso. Indietreggia facendo dei movimenti fluidi e lenti e se il serpente ti sta inseguendo, fermati e inizia a battere i piedi. Le forti vibrazioni sul terreno dovrebbero spaventarlo. Ma se il serpente ti ha morso, cerca di ricordare il suo aspetto. Meglio ancora, scattagli una foto. Per neutralizzare il veleno, devi prendere un antidoto specifico che proviene da quella specie di serpente. Sei in viaggio verso l'Asia nord-orientale. Mentre stai attraversando la fitta giungla, vedi una radura. Diversi cinghiali stanno pascolando pacificamente e uno di loro è una femmina con diversi piccoli. Farà di tutto per proteggerli, quindi è particolarmente aggressiva. Ups, ti ha individuato. Preparati a difenderti. Se il cinghiale emette delle grida acute, ti attaccherà. La prima cosa che devi fare è restare calmo e fermo. Ci sono buone possibilità che vada via. Però inizia a correre verso di te. Ora hai diverse opzioni. A. Puoi scappare via. B. Puoi affrontare l'attacco. E C. Puoi arrampicarti sull'albero più vicino. La prima opzione non va bene. I cinghiali possono correre veloci, quasi quanto Usain Bolt. E quando ti raggiungerà, le sue zanne affilate non ti lasceranno alcuna possibilità. Opzione B. Resta dove sei. Sbagliato. Un cinghiale può pesare quanto una motocicletta ed essere lungo quasi quanto un adulto. Un suo attacco frontale a 40 km all'ora ti farà molto male. Quindi l'opzione corretta è scalare l'albero più vicino. Se non ci sono alberi, sali su un'auto o su una roccia. Devi essere in una posizione più alta rispetto al cinghiale. Quando si renderà conto che non può raggiungerti, ti lascerà in pace. La cosa più importante è stargli sempre alla larga. Non cercare di dargli da mangiare e soprattutto non provocarlo. Quest'albero ha corteccia, foglie e persino semi velenosi. Quel che è peggio, i semi possono anche esplodere. E non è l'esperienza che vuoi vivere se viaggi nell'America tropicale. Ti presento l'albero del diavolo, un gigante di 30 metri ricoperto di spine coniche. L'albero in sé ha un aspetto unico e i suoi frutti assomigliano a piccole zucche, ma non provare a toccarle, contemplale da lontano. Quando le zucchette si aprono, liberano i famosi semi, che viaggiano a una velocità di 70 metri al secondo e hanno abbastanza forza da ferirti. Ma ehi, l'albero del diavolo non è cattivo, è solo che non ama le competizioni. Ed ecco perché cerca di spedire i semi il più lontano possibile, cioè a circa 40 metri. Quindi fatti un favore, sta alla larga. Alcuni alberi sono così pericolosi che hanno un segno di avvertimento. Ad esempio, la mancinella. Finge di essere totalmente innocuo e i suoi frutti assomigliano a normali mele. Ma mangiare una di quelle mele potrebbe essere l'ultima cosa che fai nella vita. Sembra una cosa seria. Anche toccarlo non è sicuro. Cioè, anche guardarlo può essere pericoloso. Non sto scherzando. E non si riesce neanche a estirpare. Chiunque ci provi viene punito immediatamente. Provi a tagliarlo? Risponde schizzandoti linfa accecante negli occhi. Eh sì, può causare una cecità temporanea. E se tocca la pelle produce bruciature e vesciche. C'è solo un modo per addomesticarlo. Per farlo è necessario bruciare l'albero alla base e tenersi molto lontani.
Una volta caduto, l'albero si lascia seccare al sole. Quando è secco, è sicuro da usare. Ci sono anche mobili fatti con il legno un tempo tossico della mancinella. Ehi, prendi una sedia. E questo? Gli scienziati lo chiamano il frutto della iatrofa, ma è conosciuta anche come noce che fa vomitare. Disgustoso. Se provi a mangiarlo, per prima cosa avrai una sensazione di bruciore alla gola. Quando raggiunge lo stomaco, ti verrà un acuto mal di pancia. Il risultato è terribile. Può anche causare una grave depressione del sistema nervoso centrale, e non si tratta di diventare terribilmente tristi. È uno stato fisiologico che colpisce la frequenza respiratoria. Il battito cardiaco diminuisce e si può anche perdere conoscenza, per non parlare di conseguenze più gravi. Ah, guarda queste foglie a forma di cuore, sono così carine! Però il frutto di questo albero non è tanto simpatico. Il Pangium iduli è nativo del sud-est asiatico e i frutti sono commestibili, ma richiedono una lunghissima preparazione. Primo, bisogna raccogliere questi grappoli marroncini che assomigliano a pere. Questi sono i frutti. Secondo, bisogna far bollire i semi. Sì, arrivi ai semi della polpa, che sembra soffice, cremosa e possibilmente commestibile, ma non lo è. Terzo, bisogna metterli a bagno o avvolgerli in foglie di banano per 40 giorni, perché rilascino l'acido cianidrico. È magnifico che l'acido cianidrico sia idrosolubile e possa essere lavato via una volta che i semi sono bolliti o fermentati, ma non è un po' troppo? Tutto questo perché i semi sono in genere aggiunti a dei piatti. Assomigliano di più a una spezia, non si consumano da soli. Ma la storia dell'acido cianidrico ha rovinato tutto per me. Alcuni frutti richiedono una lunghissima preparazione, mentre altri si possono mangiare solo se sono maturi al 100%. Le bacche di sambuco verdi sono ricche di vitamina C, che ci fa bene, e di cianuro, che non ci fa tanto bene. Queste bacche sono molto usate. Si trovano nelle torte, negli sciroppi, nelle tisane, nelle marmellate. Chi più ne ha più ne metta. I frutti totalmente maturi e cotti non sono pericolosi. E no, queste bacche non sono bandite. Il frutto nazionale giamaicano, l'achi, ha un gusto davvero unico. È delicato e burroso, e chi l'ha provato dice che assomigli alle uova strapazzate. Proprio come il sambuco, si può mangiare solo quando è totalmente maturo. Per questo l'importazione di achi verdi è stata proibita negli Stati Uniti circa 50 anni fa. L'unica parte commestibile è la polpa bianca e cremosa. La polpa rosa fa venire l'acquolina, ma non caderci, è altamente tossica. Lo stesso vale per i semi neri. Mi interrompo un attimo per un fatto curioso. Il frutto dell'achi veniva utilizzato per lavare i panni grazie alle sue proprietà pulenti. Le capsule dei frutti contengono delle saponine che creano la schiuma di cui abbiamo bisogno per lavare. Oggi non sono più così usati e sono in pochi a preferirli ai saponi industriali. E così chiudiamo con un tocco di pulito. La graviola è un altro di quei frutti che non arrivano negli Stati Uniti. Si chiama anche guanabana e può rilasciare tossine pericolose che possono avere conseguenze molto spiacevoli se non è matura. Fan della guanabana, non rattristatevi. È probabile che si riesca a trovare della polpa surgelata in alcuni supermercati. Il frutto in sé è delizioso, ha un gusto che somiglia a un mix tra ananas e fragole. Comunque non è autorizzato negli Stati Uniti per ragioni di sicurezza. Ma se ti capita di mangiarlo, ricordati di evitare i semi, perché sono tossici per gli umani. Guarda un po', il mango, sicuro e delizioso. E adesso guarda qui. Questo assomiglia a un mango quando è verde, ma di sicuro non vorresti mangiarlo. Questi frutti crescono sulla Cerbera o Dollam, e uno è sufficiente per stroncare un essere umano. Ma chi ha detto che dobbiamo mangiarli? Si possono usare come deodoranti. Comunque ci sono delle opzioni antibatteriche più sicure, quindi è meglio lasciare la Cerbera per conto suo. Ottima idea, Sherlock! Ad ogni modo, parlando di alberi, un albero non deve necessariamente essere velenoso per essere pericoloso. Il Bunya Pine, o falsa auracaria del Cile, per esempio, ha delle pigne gigantesche, più grandi di una testa. Immagina che pinoli possano avere. Quindi l'unico vero pericolo che comporta è la caduta accidentale di una pigna che può colpirti in testa cadendo.
Per il resto è un bell'albero. Se fai bollire i semi, otterrai un tè super gustoso. I pinoli sono anche senza glutine, quindi rientrano benissimo in una dieta alla moda. È in giro da un po' ormai, da quando anche i dinosauri scorazzavano sul pianeta, ma ora si trova quasi esclusivamente nel Queensland, in Australia. Tutti sappiamo che è la dose a fare il veleno, giusto? L'excecaria agalloca, una specie di mangrovia, è una prova di questo detto. Può essere estremamente utile per fini medicinali ed estremamente tossica se usata in maniera scorretta. Beh, può non essere solo la dose, ma anche la scienza a fare il veleno. La linfa di questo albero può causare vesciche, bruciature e anche cecità momentanea, proprio come la mancinella. Ah, ecco perché viene chiamata anche la mangrovia che ti acceca. Ha senso. Il Brachychiton rupestris, albero bottiglia, si trova soprattutto in Namibia. Quindi se viaggi da quelle parti e sei assetato, non farti ingannare dalla bottiglia. Non ha acqua per te. L'albero bottiglia assume la sua famosa forma tra i 5 e gli 8 anni ed è progettato per tenersi l'acqua per sé. Se ci provi, le conseguenze saranno, per così dire, tristi. È altamente tossica per gli umani e gli animali. Ma se non fosse per le tossine contenute nell'acqua, l'albero rimarrebbe a secco, perché gli animali si prenderebbero tutta l'acqua. Per evitarlo, l'albero bottiglia ha sviluppato una sorta di meccanismo di protezione imitando gli animali, e forse anche alcuni umani, per rimanere ben idratato. Un buon consiglio per tutti. L'ultima, ma non meno importante, la Dendrocnide moroides, o Jimpy Jimpy. Hai toccato almeno una volta nella vita un'ortica. Le conseguenze non sono piacevoli. A nessuno piacciono l'irritazione e quella sensazione di bruciore. Beh, possiamo dire che la Jimpy Jimpy, dalle sembianze innocue, che è un'antica parente dell'ortica, ha più o meno lo stesso meccanismo, ma conseguenze differenti. A volte solo un fastidio prolungato, ma in casi particolari può essere anche fatale. Buone notizie, c'è un antidoto. La ceretta o anche lo scotch possono essere d'aiuto. Il problema maggiore sono quei piccolissimi peletti che si appiccicano alla pelle, e qualsiasi cosa appiccicosa può aiutare a toglierli. Questo è un trattamento di primo soccorso, ma aiuta tantissimo. Infine, un indovinello sulle piante pericolose. Sai dove crescono le piante mangiauomini? In un erba orto. Sai risolvere l'anagramma? Siete abituati a raccogliere autostoppisti durante il vostro lungo tragitto verso il lavoro? Potreste voler conoscere la truffa dell'autostoppista. Si tratta di un trucco famoso con gli automobilisti ignari. La truffa inizia con una persona che si spaccia per autostoppista e che ferma un'auto sul ciglio della strada. Può affermare di essere rimasto a piedi o di aver bisogno di un passaggio per raggiungere una città vicina. In alcuni casi, l'autostoppista può chiedere al conducente di accostare in un luogo specifico, come una stazione di servizio o un mini market, dove poi sparirà con i soldi o altri oggetti di valore del conducente. Questa truffa può essere fatta anche in gruppo, dove un gruppo di persone segnala un'auto e chiede un passaggio. Una volta che l'auto è in movimento, minacciano il conducente e rubano denaro, oggetti di valore o addirittura l'auto stessa. È importante essere consapevoli di questa truffa e prestare sempre attenzione quando si raccolgono autostoppisti. È meglio evitare di dare denaro o altri oggetti di valore a chiunque dichiari di aver bisogno di un passaggio e non accostare mai in un luogo che non sia sicuro o familiare. Gli autostoppisti non sono l'unica ragione per cui potreste avere problemi sulla strada. Una fetta di formaggio non è qualcosa che ci si aspetta di trovare sulla propria auto parcheggiata, vero? Ebbene, potrebbe indicare qualcosa di molto pericoloso. Una donna ha raccontato online un'esperienza del genere, pensando che si trattasse solo di uno scherzo fatto da qualche giovane del quartiere. Ha deciso di chiamare un'amica e chiedere aiuto per pulire l'auto. Ma una volta che le due signore hanno iniziato a strofinare via il formaggio fuso dal parabrezza, hanno visto qualcosa di strano nelle vicinanze. Ricordava di aver visto arrivare un furgone bianco. A bordo c'era un gruppo di uomini che le fissava con sospetto. Non era sola, quindi decise che era abbastanza sicuro finire di pulire l'auto, anche se non si sentivano a proprio agio a farsi fissare. Ci volle quasi un'ora per togliere il formaggio che si era sciolto sotto il calore. Si chiese però se questa non fosse una tattica per derubare una persona.
perché la maggior parte delle persone sarebbe stata così concentrata a ripulire la macchina dal disordine che si sarebbe distratta dal tenere d'occhio le cose che aveva lasciato in macchina, come borse, portafogli o anche oggetti della spesa recente. O peggio, se si trattasse di una strategia di rapimento? Il formaggio appiccicoso farebbe sì che una persona sia concentrata a riparare l'auto e non sia in grado di vedere persone sospette che la raggiungono a tempo debito. La conclusione principale di questa storia è che se vedete un pezzo di formaggio sulla vostra auto, potete anche lasciarlo così com'è, purché non vi impedisca la visuale e non influisca sulla vostra guida. La cosa più sicura è pulirlo a casa. Oppure portatela all'autolavaggio più vicino, che saprà indicarvi il modo migliore per pulire il veicolo senza rovinare la vernice. Certo, la truffa del pezzo di formaggio su un'auto potrebbe essere solo una coincidenza, ma alcune truffe sono più legittime e la prossima è un metodo piuttosto insolito quando si tratta di rubare le auto altrui. Se notate una maglietta o una felpa con cappuccio sul parabrezza o addirittura avvolta tra le spazzole del tergicristallo, non abbiate fretta di portarla via. Anche in questo caso può essere messa lì apposta per distrarvi mentre la vostra auto viene portata via. Allontanatevi il più rapidamente possibile, se potete, e raggiungete un luogo sicuro, ben illuminato e con molte persone. Lì potrete rimuovere qualsiasi oggetto che avete sull'auto senza alcun rischio. Alcune persone hanno persino trovato del denaro sotto le spazzole dei tergicristalli. È facile immaginare che chi li ha lasciati lì probabilmente aveva la stessa intenzione. Esistono metodi per ridurre le probabilità di furto dell'auto. Tenere i pneumatici rivolti verso il marciapiede ogni volta che si parcheggia. Se le ruote dell'auto sono in quella posizione, è meno probabile che i ladri riescano a spostarsi con il veicolo. Vedranno che l'auto richiede più tempo ed energia per essere spostata, quindi diventerà un bersaglio meno ambito. Purtroppo le truffe su strada sono piuttosto comuni e una delle più diffuse è quella del famigerato carro attrezzi. Questa truffa consiste nel lasciare olio, chiodi di metallo o frammenti di vetro sulla strada e aspettare che gli automobilisti cadano nella trappola. Se la vostra auto viene danneggiata in una situazione del genere, i truffatori appariranno improvvisamente dal nulla e vi offriranno servizi di rimorchio a prezzi estremamente elevati. Cercheranno di fare pressione sull'utente per indurlo a utilizzare i loro servizi, perché il più delle volte posizionano queste trappole in luoghi strategici. Si assicurano che le persone rimangano bloccate in luoghi con scarsa visibilità e senza stazioni di servizio in vista, dove poter valutare i danni subiti dall'auto. In una situazione in cui non avete altra scelta se non quella di dare il consenso al traino dell'auto, approfitteranno della situazione per portare l'auto in officine non approvate dalla vostra compagnia di assicurazione. Ciò significa che dovrete pagare ancora di più per riavere la vostra auto. Chi guida da abbastanza tempo sa che il conducente che tampona un altro veicolo è sempre responsabile. Questo perché dovreste sempre mantenere una distanza adeguata dall'auto che vi precede, in modo da poterla fermare in sicurezza in caso di emergenza. Alcuni truffatori ne approfittano frenando ripetutamente all'improvviso e facendovi urtare. Questa tattica pericolosa viene utilizzata per ottenere denaro per presunti danni e persino per finte spese mediche. Per evitare di cadere vittima di questa truffa, riducete la velocità e mantenete una distanza di sicurezza, soprattutto dai veicoli sospetti o dai conducenti caotici. Se un truffatore continua a disturbarvi nel traffico, la cosa migliore da fare è recarsi alla stazione di polizia più vicina e denunciarlo. Immaginate questo. State guidando sulla strada e improvvisamente un motociclista attira la vostra attenzione e vi fa notare che le vostre ruote stanno fumando. Accostate rapidamente al lato della strada. Il motociclista si offre di aiutarvi chiamando un meccanico per controllare le ruote. Sorprendentemente, il meccanico arriva molto velocemente ma procede a disattivare l'impianto frenante mentre ispeziona la causa del fumo. Poi vi chiede di provare i freni, che ovviamente non funzionano perché lui li ha già disattivati. Fingendo di essere utile, si offre di riparare i freni per voi, ma vi farà pagare un prezzo enorme. Morale della favola, rivolgetevi al vostro meccanico di fiducia o al carro attrezzi. Non si sa mai chi si può trovare sulla strada. Alcune truffe non sono nemmeno tali, sono solo leggende metropolitane. Molte persone credono a quella del Wrong Way Man. Una versione di questa storia parla di un uomo che percorre strade a senso unico nella direzione opposta,
causando caos e confusione mentre gli altri automobilisti cercano di evitarlo. Si dice che l'uomo sia pazzo e pericoloso, con uno sguardo selvaggio negli occhi e un'inclinazione alla guida spericolata. Altre storie dicono che non sta nemmeno guidando, ma che una volta vista questa persona misteriosa sul ciglio della strada mentre si torna a casa, si dovrebbe fare marcia indietro per evitare di tornare a casa propria per almeno una settimana. Questo se non si vuole che accada qualcosa di brutto. Ci sono innumerevoli storie di incidenti sfiorati e di incontri ravvicinati con questa misteriosa figura. Alcuni raccontano addirittura di essere stati colpiti dall'uomo e di aver riportato gravi lesioni. Nonostante i numerosi avvistamenti e racconti, non ci sono prove concrete che dimostrino che la storia del One Way Man esista davvero. Molti esperti ritengono che la leggenda sia semplicemente un racconto ammonitore, volto a ricordare alle persone di essere consapevoli dell'ambiente circostante e di guidare in modo sicuro. Tuttavia, la leggenda persiste e continua a essere tramandata di generazione in generazione, diventando una delle leggende urbane più durature di tutti i tempi.